Non per ritualità, perché sono persona notoriamente irrituale, però io ringrazio molto Nadir per aver concesso la sua disponibilità a fare questo tipo di iniziativa e in particolar modo ringrazio Francesca Nava che è qua di fianco a me, cioè la regista di questo documentario. Li ringrazio perché io ritengo di dover fare una riflessione molto breve, se no si dice e ha giusta ragione che i politici parlano troppo. Li ringrazio perché io penso che molto sinteticamente la democrazia sia vera democrazia quando non si ritiene che sia più autosufficiente a se stessa, cioè quando la democrazia rappresentativa veramente si apre e si rivolge alla società. Autosufficiente a se stessa perché è ampiamente dimostrato nel nostro sistema di non esserlo e perché forse le istanze sociali sono molto diversificate di questi tempi e forse ci si deve ritenere più che perfetti, perfettibili. Io credo che un sistema democratico perfetto sia un sistema che tiene conto di tutte le voci, in particolar modo delle voci delle diseguaglianze, chiamiamole così, delle voci delle disparità, delle voci minori. Questo è un convincimento che tendiamo a rappresentare anche come amministrazione comunale, sempre col convincimento della perfettibilità, è del tutto evidente questo. E io penso che sia sostanzialmente il tema che vogliamo rappresentare, intendiamo rappresentare con questo tipo di documentario e la riflessione che ci sollecita questo tipo di documentario. Allora, Marcos diceva, noi dobbiamo camminare interrogandoci, lo penso anch'io, noi dobbiamo camminare interrogandoci, quando invece tendenzialmente viviamo in condizioni, in sistemi che stanno fermi e si interrogano. La democrazia non è un fatto statico, la democrazia, a mio modo di vedere, è un fatto dinamico e che varia a seconda delle latitudini e a seconda della storia. L'ho già detto in altri contesti, si riteneva in Italia di essere in democrazia anche quando non votavano le donne, eppure si diceva siamo democratici, siamo in perfetta democrazia. Lo dico fra l'altro essendo ad un tavolo con donne, quindi questo mi gratifica personalmente perché si vive anche di gratificazioni. Si diceva siamo in democrazia quando votavano solamente ceti che avevano un determinato censo. Eppure si pensava di essere in democrazia. La democrazia non è un concetto statico, è un concetto dinamico, a maggior ragione in questa società che non è più strutturata. In questi ultimi 10 anni è cambiata enormemente e si deve fare lo sforzo di rappresentarla dal punto di vista istituzionale in tutte le sue diversità con l'approccio dell'arricchimento. Infatti io ho utilizzato la parola diversità, non differenza, perché secondo me la pluralità di una democrazia, la nostra capacità di rappresentare le pluralità di una democrazia non sono sottrazioni alla democrazia, ma sono arricchimenti della democrazia. Credo appunto che questo documentario ce ne dia l'occasione, spero di pronunciare bene. Il documentario è della Oibo Production e Telemaco, che sono le case di produzione. E l'ha prodotto anche Francesca, quindi la prima gaffe che posso fare è questa, così per non toccare. Ed è stato distribuito da Carta e da Liberazione, e quindi questo per completezza di informazione va detto. Chiudo dicendo, spero e penso di poter sempre attivarmi a nome dell'amministrazione comunale in questa direzione, cioè ampliando tutte le interlocuzioni possibili con tutte le sensibilità possibili di tutta la società. Io penso che questa sia la sfida e la scommessa del processo di globalizzazione e per vincere questa sfida io credo che ci debba essere uno sforzo nella direzione delle voci minori. Quindi io mi sento di ringraziare particolarmente Nadir e mi sento in particolar modo di ringraziare Francesca e adesso infatti allora passo la parola. Grazie. Velocemente, perché penso che avrete voglia di sentire quello che ha da dirci Francesca. No, volevo solo spiegare il perché Nadir ha promosso e promuove e sostiene questo documento, perché è un documento estremamente importante per una serie di punti di vista che l'assessore ci ha già illustrato, perché comunque è assolutamente in sintonia con quello che è il messaggio che cerca di lanciare la nostra associazione dal punto di vista sanitario, che è appunto un messaggio di promozione che tende comunque a cercare l'affermazione dell'individuo, sia che sia
portatore di disagio psicofisico, sia che sia portatore di disagio derivante da altra cultura, insomma qualsiasi tipo di disagio che quindi di gente che non ha volto, come dice Marcos, o di gente che non ha voce, ecco, noi cerchiamo di accoglierlo per aiutare il processo di integrazione. Per fare questo ovviamente bisogna passare attraverso quella che è l'informazione, la conoscenza, perché solo attraverso la conoscenza si possono acquisire quelle capacità che ci permettono di superare i pregiudizi, che sono alla base di tutto quello che è il processo che di esclusione. E questo è un primo punto. Il secondo punto è perché vorremmo coprire uno dei tanti, mi permetto di sottolineare tanti, buchi del nostro sistema informativo, perché mi pare che dell'altra campagna in Messico se ne sia parlato il nulla, credo. Adesso non so voi... Ecco, carta, però a livello mediatico credo che se ne sia parlato veramente poco, e trovo che invece questi eventi siano comunque da tenere in altissima considerazione. Oltretutto il messaggio del subcomandante Marcos, che apprezzerete dal filmato, insomma, rappresenta l'espressione di quello che è un bisogno globale, di quella che noi chiamiamo globalizzazione umanista, non mi piace neoliberista come invece sta avvenendo, insomma. Quindi quello di creare delle comunità competenti, delle comunità capaci di ascoltare soprattutto le voci che vengono dal basso, che sono le voci dei più, quindi comunità che sappiano, quindi comunità sociali, politici, che sappiano mettersi in discussione, e solo attraverso l'ascolto si può sviluppare la capacità critica, e quindi si può in qualche modo vedere il bisogno, e quando si vede il bisogno poi ci sono buone probabilità di trovare una soluzione. Ecco, questo io parto da un punto di vista clinico, ma lo trasporterei nel sociale e nel politico. Uno dei sogni, come dicevo prima con l'assessore, è proprio quello di trovare una sintonia d'azione tra la sanità e la politica, sarebbe una cosa molto bella. Ultima cosa, poi passiamo la parola a Francesca, la vendita di questi DVD, cioè parte dei proventi della vendita di questi DVD è destinata a sostenere 3 associazioni zapatiste che sono ce l'ho con le associazioni, comunità zapatiste, che sono la Oventic, la Garrucha e la Zirauen, che è la prima comunità zapatista nata fuori dal Chiapas. Quindi è chiaro che l'invito è espresso ad acquistare il DVD, che oltretutto costa anche una cifra credo abbordabile, costa 9 euro, è molto vivo, insomma, perché oltre ad avere un documento nella nostra biblioteca piuttosto importante, ve ne renderete conto, significativo, insomma, aiuta anche delle situazioni, insomma, che ne hanno bisogno. Grazie. Innanzitutto il ringraziamento per essere venuti qua oggi nasce dal fatto che non è scontato, insomma, aver voglia di sentir parlare di zapatismo, anche perché lo zapatismo viene da molte persone, da molte parti del mondo, è stato dato per morto, è stato celebrato il suo funerale. Secondo me invece è giusto riscoprirne il valore, cioè il valore proprio di inizio di tutti i movimenti di critica alla globalizzazione. Diciamo che il movimento zapatista, infatti, è anche una delle considerazioni poi che viene riassunta da Bertinotti alla fine del film, ha dato proprio inizio a tutto quello che è stato, abbiamo visto poi a Seattle, a Firenze, a Genova. E c'è una data importante che, oltre a quella del 94, è quella del 1996, quando è avvenuto il primo, diciamo, incontro chiamato intergalattico, dove accorsero un migliaio di persone provenienti da diverse parti del mondo a criticare quello che era il pensiero unico, il pensiero dominante, una cosa che, insomma, assolutamente insolita per quei tempi, no? E il movimento zapatista in qualche modo ha sempre dimostrato coi fatti e con le parole questa critica, perché la dimostravano, nel senso, internamente attraverso la loro azione. Cioè c'è un esperimento politico e sociale importantissimo in Chiapas, che è quello delle comunità autonome, di cui tra l'altro si parla nel film, che rappresenta, diciamo, il seme di quello che poi è il senso dell'altra campagna, di quello che vogliono fare poi a livello nazionale. L'idea di questo film, diciamo, che mi è un po' esplosa tra le mani. Io mi trovavo in Messico il 1 gennaio del 2006, quando è iniziata l'altra campagna, e avevo letto dei, insomma, giornali locali, perché ovviamente in Italia se ne era parlato praticamente
quasi per niente. Addirittura le notizie che erano arrivate in Italia erano totalmente devianti, nel senso che si parlava di un Marcos che scendeva in politica, che si candidava per la presidenza degli Stati Uniti del Messico, che avrebbe tolto il passamontagna, cioè qualcosa che andava totalmente in controtendenza a quello che io avevo sempre pensato che fosse, diciamo, l'essenza dello zapatismo, che non cerca il potere. Per cui è nata un po' dalla curiosità di capire cosa fosse quest'altra campagna, quale fosse il messaggio. Quindi sono partita sono salita a bordo della carovana dell'altra campagna, che appunto ha percorso tutti gli stati federali del Messico, per capire cosa fosse. Dopodiché il film mi è esploso tra le mani, cioè il 2006 è stato un anno molto particolare per il Messico. Ci sono state innanzitutto le elezioni presidenziali, con quelli che sono stati definiti dei brogli, che hanno portato alla vittoria la destra di Calderón, che io, diciamo, in qualche modo, in modo trasversale, documento, ma non ne entro nello specifico. Io sono giornalista, però ovviamente non era nemmeno quella la chiave del film, di andare a documentare se c'erano stati o non c'erano stati brogli. Però è comunque qualcosa che è entrato nell'altra campagna e l'ha modificata, così come la repressione di Atenco nel maggio del 2006, così come la repressione di Oaxaca nell'ottobre del 2006, che poi è iniziata nel giugno e sta continuando, perché i fatti di Oaxaca sono tuttora all'ordine del giorno e non se ne parla assolutamente in Italia. Cioè ci sono dei buchi informativi, come diceva giustamente Luisa, che io mi sono trovata a coprire mio malgrado, nel senso che non avrei voluto essere io quella che portava in Italia delle immagini che non si erano viste da nessuna parte. Vedrete delle immagini abbastanza cruente, anche di violenze e di stupri su donne ad opera di agenti della Polizia Federale Preventiva, purtroppo. Lo stesso poi si ripete, tra l'altro, anche su degli uomini a Oaxaca. E tutto questo si inserisce nell'altra campagna, perché sono tutte voci all'interno di un unico paese, che è il Messico, dentro al quale si pone il movimento zapatista, perché il movimento zapatista è profondamente radicato nel Messico. Cioè gli zapatisti non chiedono un'autonomia del Chiapas, sono perfettamente coscienti di stare all'interno di un paese che si chiama Messico, e sono indigeni e messicani, cioè non ripudiano il fatto di essere messicani. Quindi cosa fa l'altra campagna? È andata a raccogliere tutte quelle che erano queste resistenze e questi movimenti di ribellione, di resistenza, completamente slegati tra di loro, perché il Messico è un paese grandissimo, fatto da 31 stati, e molto lontani tra di loro, però fondamentalmente uniti dallo stesso anelito comunque di rivendicazione, di ribellione, no? Di resistenza a un sistema che comunque è corrotto. Solo che se rimangono slegati non riescono a combinare nulla, non riescono a cambiare le cose. Quindi l'altra campagna di Marcos ha voluto andare ad ascoltare tutti questi movimenti slegati, per cercare di unirli in un grande movimento sociale, pacifico, civile, che in qualche modo inaugurasse un altro modo di fare politica, che è appunto la politica dell'ascolto. Poi lo capirete, diciamo che tutto il film è attraversato dalla voce di Marcos. E sarebbe da aprire un capitolo sull'eloquio e sulla capacità comunicativa di Marcos, che tra l'altro insomma è poi alla base, no, della pubblicità che è stata fatta, passatemi questo termine, no, al movimento zapatista e al Chiapas, grazie proprio a un portavoce che suo malgrado è diventato un po' un'icona. Non voleva esserlo, si era messo il passamontagna proprio per non essere identificato con un volto e un nome. Tra l'altro nel film spiego anche il senso del passamontagna, c'è anche una chicca finale che spero che vi colpisca in qualche modo sul significato profondo dell'uso del passamontagna. Per cui l'occhio di Marcos, lui parla sempre con un tono di voce molto basso, ironizza molto anche su se stesso e non cerca mai l'applauso. In qualche modo c'è una sorta di anticlimax, che è molto diverso dall'eloquio per esempio dei politici o dei demagoghi, che cercano l'applauso e cercano il consenso. Lui ascolta, io ho seguito moltissime tappe dell'altra campagna, e lui sta veramente 3, 4, 5, 6, 7 ore ad ascoltare tutti i vari rappresentanti di associazioni popolari, di comitati, che denunciano soprusi, per esempio a Sirahuén, che è la prima comunità zapatista nata fuori dal Chiapas, che è in un posto meraviglioso nello stato di Michoacán, tra l'altro è patrimonio dell'umanità, c'è questa laguna meravigliosa, ed è una zona popolata da indigeni Purépecha,
praticamente delle multinazionali vogliono espropriargli la terra, cose all'ordine del giorno, prosciugare questa laguna e costruire degli hotel a 5 stelle e dei casinò. Quindi l'altra campagna è andata ad ascoltare questa, che è una delle tantissime lotte di resistenza nel Messico, perché ce ne sono a migliaia, totalmente sconosciute. A quelle del Chiapas è venuta fuori ed è, diciamo, arrivata agli onori della cronaca anche internazionale grazie a un personaggio che si chiama il subcomandante Marcos, che a questo punto è uscito dal Chiapas e ha detto: ok, uniamo tutte le resistenze, diamo voce anche ad altre lotte che in qualche modo sono simili, sono moltissime le etnie indigene in Chiapas. Quindi appunto in questa comunità ci sono stati appunto questi rappresentanti del popolo che hanno letto le loro denunce, hanno raccontato tutti i soprusi e tutte le cose che sono successe. Lui è stato ore ad ascoltarli in quell'occasione e poi nelle centinaia di altre tappe, e solo alla fine è intervenuto spiegando il senso dell'altra campagna, ma in un modo molto sommesso, con un profilo molto basso, direi. Infatti lui era anche in silenzio stampa. Noi abbiamo relativamente, insomma, insistito per avere un'intervista insomma, esclusiva, insomma, con lui. Lui in maniera molto carina ci ha fatto avere una lettera dicendoci che se parlava con noi ovviamente avrebbe dovuto rilasciare interviste anche a tutti gli altri giornalisti che erano accorsi, per cui abbiamo comunque capito questa cosa che già sapevamo, perché era scritta appunto nel comunicato stampa d'inizio dell'altra campagna, che diceva: non rilascerò interviste perché questa tournée è fatta per ascoltare, quindi i protagonisti sono gli indigeni, sono le popolazioni locali, non sono io. Suo malgrado poi Marcos, la gente andava perché c'era il subcomandante Marcos, io stessa ho fatto questo viaggio perché, quindi non voglio nascondermi dietro un filo d'erba, insomma c'è il volto di Marcos sulla la copertina del DVD, però è anche giusto capire il senso dell'altra campagna, che come diceva l'assessore è proprio una critica molto spietata e anche molto moderata nei toni, però secondo me diventa ancora più spietata perché c'è proprio una dimostrazione quasi fisica, no, a questa critica, che lo vedrete nelle immagini abbastanza forti, alla politica, come alla politica dei partiti, alla democrazia rappresentativa, che non è più in grado o non lo è neanche mai stato di rappresentare le persone, di ascoltare le persone. Infatti i vari politici candidati alle elezioni facevano le loro campagne elettorali parlando con la gente sotto, come vediamo dappertutto, no? Con bandiere, slogan, e neanche ascoltavano le esigenze del loro elettorato, della loro base. Ecco, Marcos rovescia questo assioma e cerca di ripercorrere altre strade che non siano appunto quelle, come dico anch'io nel film, avvinghiate ai mezzi all'abbraccio mortale dei mezzi di comunicazione, per cui una politica completamente ribaltata. Cioè lui non sta fuori dalla politica, ma sta fuori dalla democrazia rappresentativa dei partiti. E infatti quello che il Movimento Zapatista cerca, cioè vuole sostituire al partito politico una forza politica, che è un concetto molto diverso. E la parola è sicuramente l'arma, insomma, principe che utilizzano, no? Il film molto brevemente parte dall'altra campagna, dopodiché viene attraversato appunto dalle repressioni di Oaxaca, dalle repressioni di Atenco, di Oaxaca, dalle elezioni, e in un certo senso è attraversato da delle testimonianze di intellettuali molto evocativi, da Paco Ignazio Taibo II, che è uno scrittore giornalista che ha scritto un libro con Marcos che si chiama Morti Scomodi, che conosce innanzitutto molto bene l'eloquio di Marcos e in qualche modo ci spiega il senso dell'altra campagna da non zapatista, perché lui non è zapatista, e allo stesso tempo però è molto vicino all'essenza del movimento, e ci spiega anche come in questo momento storico lui personalmente dice: io sono d'accordo su quello che stanno facendo gli zapatisti, ma in questo momento io vado a votare. Mentre l'altra campagna in un certo modo chiedeva un'astensione, infatti poi è stata anche molto criticata dalla sinistra messicana, dicendo: la sinistra messicana ha perso per colpa di Marcos. Questo è un modo di semplificare, liquidare un problema, perché non si vuole guardare veramente alla radice del problema, quando poi la sinistra in Messico non è mai stata così forte, cioè ha preso comunque 15 milioni di voti, e
dare la colpa a Marcos per qualcosa, per un sistema che comunque non funziona, mi sembra un modo assolutamente bieco, insomma, di liquidare, ecco, un problema che è enorme, che è macro, ecco. Io penso che questo film, poi non lo so, lo direte voi dopo averlo visto, dà un messaggio molto forte anche a noi cosiddetti occidentali e cittadini di un paese europeo avanzato, sviluppato, democratico, nel senso che pur nelle diversità di situazioni c'è un nucleo centrale che ci accomuna, che secondo me è proprio questa crisi della democrazia rappresentativa. E l'altra campagna, partendo dal basso e dando vita a un nuovo modo di fare politica, appunto la politica dell'ascolto, dove è il popolo che comanda e il governo obbedisce, che è l'assioma ed è il cartello d'apertura d'entrata quando si entra nelle comunità autonome zapatiste, che rappresentano proprio l'essenza del messaggio dell'altra campagna in scala locale, piccola. Ecco, secondo me il messaggio che arriva a noi, insomma, su cui riflettere, penso che sia questo. Poi, insomma, non voglio aggiungere altro e ne parleremo a conclusione del film, ecco. Intanto vi ringrazio di essere venuti. Como pueblos indios y como mexicanos, hemos padecido las agresiones de diversos países, no solo del Imperio Español, también del norteamericano, del francés, en hechos reales, invasión de ejércitos. Terminó la hora de la resistencia. Terminó la hora de la defensa, es el momento de atacar, de ir por ellos, de pasar a la ofensiva. Es la única oportunidad, la única que tenemos para sobrevivir como nación, como pueblos indios, como trabajadores del campo y de la ciudad. Il subcomandante Marcos è tornato all'attacco. Armato solo di pipa e passamontagna, lo storico leader del movimento zapatista è uscito dal suo quartier generale sulle montagne del Chiapas per mettersi in ascolto del Messico dei senza voce. Ribattezzato con il nome di Delegato Zero, Marcos, dopo 5 anni di isolamento, è partito in moto dalla comunità autonoma La Garrucha per guidare l'Altra Campagna, un'iniziativa civile e pacifica promossa dall'esercito zapatista, quello stesso gruppo di ribelli che nel 1994 si alzarono in armi per difendere i diritti degli indigeni. In chefe dell'esercito libertador del sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista in Nahuatl. Partita il 1 gennaio del 2006 da San Cristóbal de las Casas in Chiapas, l'Altra Campagna ha chiarito da subito la propria missione: attraversare i 32 stati federali del Messico per creare un movimento popolare antipartito in grado di unificare la complessa galassia di gruppi e movimenti della sinistra non elettorale in vista delle elezioni presidenziali del 2 luglio 2006. Fue nuestro pensamiento buscar a otros como nosotros, como nosotras, que pensaran que la solución a los principales problemas de este país no está allá arriba, sino abajo, entre la gente humilde y sencilla. Aquí de zona Chiapas somos pobres. Y la verdad que, mira, yo estaba pobre, ni hay zapato. Pues, y también mi casa, ya no hay casa. Hoy en día, bueno, el zapatismo está buscando su base social. Esperemos que la encuentre. Nosotros venimos a invitarlos, no a que se sumen a un partido político, a una organización, no a que apoyen a un candidato por los próximos 6 años. Nosotros los estamos invitando a que, según su grupo, se unan a nosotros en la otra campaña
no al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Esta idea de enlazar las resistencias y las rebeldías, enlazarlas para llegar a una organización nacional y a un levantamiento, pero social, pacífico y civil, es una idea maravillosa e inédita. Questa utopia, questo idealismo di dire la politica, tutti scendono a compromesso, quindi creiamo un movimento sociale con la società civile che abbia, che contrasti, che combatta tutti questi politici, siano di destra, di sinistra, di centro, eccetera. E questo, secondo me, purtroppo è un ideale difficilissimo di realizzare. La domanda è un'utopia? Ho paura di sì. Un discorso strettamente utopico. Y al mismo tiempo, si no lo fuera, sería terrible. Una izquierda sin proyecto utópico está desarbolada. No solo tienes que remitirte al inmediato, tienes que pensar en el futuro mediano. Y eso es la utopía. Dio me ne voglia di accusare Marcos, io l'ho ammirato e l'ho appoggiato anche giornalisticamente per quello che ho potuto, però è diventata una cosa folclorica, è diventata una cosa nella quale dicono basta, togliti questo, affronta politicamente in maniera, non vuoi andare d'accordo con nessuno dei partiti, fai un partito, fai alleanze con, ci sono tanti movimenti, come possono essere gli stessi movimenti del López Obrador, che magari alliati con López Obrador per cercare di poi ti metti, agisci politicamente in maniera più diretta. Ma quando Marcos dice non lottiamo per il potere, secondo me va creduto sulla parola. Se non lotta per il potere, perché se le chiede un progetto politico nazionale? Non ha un progetto politico nazionale, non pretende averlo, pretende essere una voce riconosciuta dentro della diversità culturale che è il Messico di oggi. Nosotros no queremos que el gobierno nos dé la mano, lo que queremos es que nos quite el pie de encima. Nosotros hemos demostrado una y otra vez que podemos gobernar y gobernarnos mucho mejor que aquellos que allá arriba se enriquecen a nuestra costa. Decían los antiguos que hace mucho tiempo un guerrero de los indígenas, cuyo escudo y cuya señal de guerra y de fuerza era un caracol. Y cuentan los antiguos que este guerrero era fuerte porque con ese caracol podía convocar a otros guerreros y juntos vencer la amenaza que los representaba. Tiempo después, el caracol fue usado en las comunidades indígenas para convocar a las reuniones, para que la gente de diferentes lados llegara y empezara a discutir en colectivo lo que debía resolver en colectivo. El caracol se convirtió entonces en esta especie de llamado para que la colectividad, la comunidad, como decimos nosotros, enfrentara sus problemas y los resolviera. Antes Marcos se quitará su pasamontaña hasta cuando el gobierno quite la máscara que tiene. Y el gobierno dice que el Chiapa ya lo da todos los casas vivienda de digna, todo estaba en la calle, pero no, es mentira de ese gobierno. Mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace. Piensa de repente, tú eres un pescador, estás metido en una lucha aislada, has sido reprimido, tienes en tu contra el gobierno estatal, el gobierno federal, los gobiernos municipales, hay intervención policiaca, la ley no te hace ni puto caso. Los barcos japoneses llegan y se comen tu pescado enfrente tuyo y luego te escupen además. No tienes manera de expresar, ningún periódico te hace caso y de repente llega Marcos y te da voz. Es extraordinariamente útil que esto suceda. Los días que se vienen van a ser terribles, muy duros, sucios, bajos, como pocas veces ha encontrado este país. Si no hacemos nada,
así va a ser. Marcos l'aveva preannunciato un mese prima durante l'altra campagna. È il 4 maggio del 2006 quando nel villaggio di San Salvador Atenco, alle porte di Città del Messico, si scatena la guerriglia urbana. Tutto è iniziato il giorno prima nella vicina località di Texcoco, dove la polizia ha sgomberato una cinquantina di venditori di fiori che da tempo protestavano contro la costruzione di un centro commerciale. In appoggio alla loro protesta corrono gli abitanti della zona e molti aderenti dell'altra campagna in tappa a Città del Messico. Nel villaggio arrivano oltre 3.000 poliziotti. Le forze dell'ordine irrompono nelle case, bilancio, 200 persone arrestate, tra cui alcuni minorenni e numerosi aderenti dell'altra campagna, decine di feriti, un ragazzino ucciso da un proiettile sparato a poca distanza da un poliziotto e una trentina di donne stuprate da agenti federali. 3.000 elementos contra 50 que estaban en esta plaza. ¡Qué héroes! ¡Qué Estado de Derecho! ¡Qué mierda! ¿Cuál es el honor que tiene ese gobierno de matar a un niño? ¿Cuál es el honor de golpear y violar mujeres? ¿Cuál es el honor de tener presos ancianos golpeados? ¿Qué honor tiene ese Estado de Derecho? ¿Dónde está el Estado de Derecho? Aunque sea lo votamos y ya no hay la ayuda y casa digna y buen casa, ya no. Por eso mejor que no lo va a votar, porque casi, la verdad que ya no tenemos ni casa, ni nada. Y sin zapatos estaba caminando, y la verdad somos más pobres. El candidato del Partido Acción Nacional, Felipe Calderón Hinojosa, obtuvo 15.284.000 votos, que equivalen al 35.89% de la votación total. El candidato de la coalición por el bien de todos, Andrés Manuel López Obrador, obtuvo 14.756.350 votos, que equivalen al 35.31% de la votación total. En moto, en caballo, en bicicleta, en auto, en tren y en barco, hicimos 45.000 kilómetros de campaña muy otra. Y para usar las palabras de una mujer rarámuri en la Sierra Tarahumara, vimos la enfermedad y ahí mismo encontramos la medicina. Escuchamos y vimos a muchos Méxicos, con colores y lenguas distintas, con pasos diferentes. No podemos seguir resistiendo solos. Cada quien por su lado. Necesitamos unirnos por nosotros y por todos. En pocas palabras, México solo podrá vivir si vive el México de abajo. Personalmente io non ho contenuti da aggiungere se non ascrivendomi al pubblico, e quindi io li faccio seduta in mezzo al pubblico solo successivamente. Quindi do il microfono a Francesca e dopo eventualmente ne discutiamo. Intanto la ringrazio e le faccio anche i personali complimenti, perché questo non è una forma di prassi o di garbo, è un fatto di sincerità. Va bene, grazie Laura. Io non ho molto da dire, nel senso da aggiungere, infatti insomma ci tenevo, tra l'altro è la prima volta che viene proiettato con me presente, so che l'hanno fatto da altre parti senza insomma invitarmi o domandarmi se la cosa era opportuna. Ovviamente c'è una raccolta fondi alla base, è un DVD che è stato fatto, ovviamente non con, insomma, non è certamente un'iniziativa di mercato, insomma, che
che frutta dei soldi, perché insomma una persona che, delle persone che siamo stati appunto io più altre due società che decidiamo di fare un lavoro del genere, insomma non è certamente per avere dei guadagni, perché Marcos sappiamo, insomma anche il Messico non è che abbiano poi grandi riscontri, nonostante siano molto ascoltati, però in Italia quando si parla comunque di politica estera o di cose anche soltanto oltre confine, oltre Alpe, già sembra qualcosa di troppo lontano. Per cui insomma è una produzione indipendente e abbiamo deciso insomma comunque di devolvere i proventi a tre comunità zapatiste, per cui insomma io spero che in qualche modo il film vi abbia sensibilizzato, vi abbia suscitato magari dei quesiti o degli interrogativi, vi abbia posto comunque insomma dei problemi, insomma, o vi abbia fatto arrivare un messaggio, ecco, per cui insomma io, se avete domande o insomma quesiti da pormi, sono qui. Mi ha colpito profondamente il senso di questa povertà così estrema e così semplice, di questo indio che continua a parlarti delle sue scarpe. È talmente tenero e profonda la sua povertà, che è una povertà che ci dice a noi italiani, che è una povertà così assoluta. Anche il nostro povero più povero, tutto sommato, le scarpe ce l'ha. E questo ti dà un po' un senso di quanto distante e vicino a noi sia il popolo del Chiapas. Distante proprio per questa percezione di povertà assoluta, che facciamo fatica anche a immaginare, e di vicinanza perché in realtà quello che stanno vivendo le popolazioni indigene è quel meccanismo produttivo e quel meccanismo di sfruttamento che noi occidentali fanno della nostra quotidianità. E la loro situazione di povertà e la loro situazione anche di protezione dell'ambiente non è altro che una parte estrema di quello che invece sta già accadendo da noi in tempi diversi. Per cui questo ci fa ravvicinare moltissimo al Messico. E un'ultima cosa volevo sottolinearvi. Credo che se noi in Italia riuscissimo a fare quello che Marcos e gli zapatisti stanno facendo con l'altra campagna, e cioè ascoltare dal basso e riunire le istanze dal basso, veramente avremmo fatto un grandissimo senso del progresso. Scorre una frase: siamo tutti Marcos. Io l'ho sentita molto vicina, perché io sento che noi non siamo ascoltati, noi siamo tutti gente senza volto, senza voce, ci proviamo, ma quanto la politica è lontana dalle nostre voci, dai nostri bisogni, no? Il discorso che facevamo prima. Quindi non vedo che vi sia questa distanza, sì c'è una distanza fisica, ma io non ho sentito molta distanza. Il concetto di povertà, dobbiamo chiarire bene cos'è il concetto di povertà. Non è la mancanza di scarpe. Io credo che noi siamo molto più poveri di quel signore là. Quindi una volta che abbiamo capito bene... È un uomo di 30 anni che ha 9 figli. No, mi sento aggiungere questo. Un ragazzo di 30 anni che ha 9 figli. Quindi povertà è benessere, felicità, relativamente all'ambiente nel quale viviamo... o è possedere, avere dei beni? Cioè, dobbiamo porcela questa domanda, perché altrimenti non troviamo la chiave di soluzione. Quindi, sì, è un po' come quando si va in Africa, quando si va nel sud del mondo, comunque, no? Vedi la gente senza le scarpe, che ha fame, dici, ha bisogno di merci, siamo sicuri? Cioè, io me la comincerei a porre questa domanda, tu che l'hai vissuta per parecchio tempo, perché insomma è stata un'esperienza forte, credo, cosa ne pensi? Anche del siamo tutti Marcos. Sembra un po' uno slogan, no? Però penso che rappresenti bene il senso del coprirsi il volto, no? Di non avere un nome, di non avere un viso, no? Di non avere dei tratti, di non essere riconoscibile né in un messicano, né in un italiano, né in un americano, né in un francese, ma di avere questo senso di universalità, no? Che accomuna. Però io volevo aggiungere una cosa che... Non so se sia passata poi
nel filmato, cioè che l'altra campagna è un progetto che continua, è un progetto a lungo termine, è un progetto che potrebbe impiegare anche cent'anni, anche insomma tantissimo tempo. Infatti una cosa fondamentale degli zapatisti è la pazienza. Saper ascoltare vuol dire essere pazienti, vuol dire non avere fretta. E questo è un po' il loro punto di forza. In una società che corre, che vuole tutto subito, gli zapatisti camminano, ma sanno anche prendersi delle pause. Infatti sono stati in silenzio per tanto tempo, quasi per 5 anni, che tutti dicevano Marcos è morto, Marcos era sparito, poi si incominciavano a fare illazioni, no? Lo zapatismo appunto non esiste, non ha ottenuto nulla, perché è molto facile, no? Liquidarlo in questo modo, no? Così come liquidare la perdita, il fatto che la sinistra abbia perso e dire colpa di Marcos, no? È un modo anche giornalisticamente molto usato e inflazionato purtroppo. Però ecco, questa lentezza, che è un po' l'essenza del movimento zapatista, secondo me ha molto da insegnare a noi, appunto, che siamo gente sempre immersa poi in una società che ci pone, no, delle scadenze e una fretta, no, tutto subito. Quindi loro hanno ben presente l'obiettivo che vogliono raggiungere, no? Il senso di questa democrazia orizzontale, il fatto di disperdere il potere, no? Di non volere il potere, quando c'era questa bellissima pubblicazione di carta, no? Tutto per tutti, niente per noi. Perché è questo, cioè, fondamentalmente, no? E quindi anche il fatto di avere questo progetto, che ovviamente molti analisti, molti politici, molti giornalisti hanno detto è un'utopia. Cioè, non esiste un paese che non sia governato da un partito, ok? Ma c'è qualcuno che ha provato a farlo, abbiamo provato a farli governare dai partiti, e questa è come è andata a finire: repressioni, violenze, stupri, non rappresentatività, gente non ascoltata, gente che non sa neanche. Io andavo a chiedere, calcolate che io avevo quasi 40-50 ore di girato, e alla fine ovviamente ho dovuto fare dei tagli e fare delle scelte, ma c'erano un sacco di persone che non sapevano neanche che c'erano le elezioni, cioè non sapevano che il 2 luglio c'erano le elezioni, gli dicevo i nomi dei candidati, non sapevano di cosa stessi parlando, nel 2006, cioè vuol dire che allora quello che è stato fatto fino ad oggi, che è la scelta di governare attraverso quindi un meccanismo che è il voto, con una rappresentanza politica in un Parlamento, in un congresso, io posso dire che abbia fallito in qualche modo. Quindi quando, o comunque quel tipo di politica, perché ovviamente non può esistere un paese o comunque anche una comunità senza politica, la politica ci appartiene, fa parte della nostra quotidianità, però quel tipo di politica ha fallito e quindi proviamo a cercarne un'altra. È normale dire un'utopia. Quando il giornalista Jorge Sandoval, secondo me, rappresenta in maniera molto efficace tutta quella che è la critica che gira intorno al movimento zapatista e a Marcos, quando si dice, vabbè, sei diventata una cosa folcloristica, togliti sto passamontagna, scendi in campo e fonda un politico, e fonda un partito. Ma sono da quando sono nati che gli zapatisti dicono, noi non cerchiamo il potere. Noi non vogliamo il potere, vogliamo la dispersione del potere, vogliamo ascoltare la voce di tutti. E infatti il meccanismo del voto per loro è un meccanismo viziato, nel senso che il loro meccanismo è un meccanismo sicuramente più a lungo periodo, è quello della discussione, ed è per questo che ci mettono tantissimo tempo per arrivare a un obiettivo. L'altra campagna è nata già nel 94, se qualcuno di voi è appassionato e si legge tutte le varie dichiarazioni della Selva Lacandona, dalla prima alla sesta, la sesta è un'opera d'arte secondo me, però già dalla prima, dalla seconda, dalla terza, ritornano tutti quelli che sono i concetti dell'altra campagna, che poi vengono ripetuti, cioè la democrazia del basso, il fatto di ascoltare la gente umile, il fatto di unire l'indigeno con l'insegnante. Ovviamente però è stata messa in pratica dopo 13 anni, quindi questo vuol dire che si è cercato un consenso, e la ricerca del consenso è una cosa lunga, però può essere vero consenso solo se tu vai quasi veramente di porta in porta, da cittadino a cittadino. Chi ha voglia di farlo oggi? No? No, finché non si pensi che mi alzati il pallonetto, come si dice in gergo sportivo, io non utilizzo mai il gergo sportivo, ma in questo caso Francesca lo ha fatto. E affinché non si pensi che mi sottragga poi a una domanda, intanto che cos'è il consenso? Forse questo andrebbe esplorato, cioè io penso che da parte della politica debba esserci un atteggiamento
anche umile della ricerca del consenso concreto, non del consenso di opinione, perché se evidentemente noi cerchiamo l'opinione e non andiamo al fondo delle cose, è molto probabile che si rappresenti un qualcosa che non è, cioè si rappresenti chi ha voce e chi non l'ha, non la si rappresenti pienamente. Quindi questo io credo che sia il senso di quello che ci vogliono dare gli zapatisti, il consenso concreto, il consenso delle istanze profonde della società. Comunque mi è rimasta in sospeso questa cosa dell'intervista col subcomandante, che sinceramente l'ho visto spiaciuto nel non avermela potuta dare, perché eravamo l'unica troupe straniera, c'erano moltissimi giornalisti di media indipendenti messicani, no, a dire il vero c'erano anche due americani, e ovviamente mi ha detto: se io do l'intervista a te, devo darla a tutti. E quindi insomma mi ha fatto questa dedica che conserverò sul suo libro per tutta la vita. Dopodiché, insomma, finita adesso l'altra campagna, poi ovviamente è sempre un processo, con gli zapatisti bisogna sempre rapportarsi con altri tempi, cioè non bisogna pensare di andare da giornalista, no, aggressivo in carriera, che va lì e dice: io ho preso appuntamento all'intervista, devo farla, ho un'ora di tempo. No, cioè io prima anche di sapere dove erano gli zapatisti con l'altra campagna, perché non era pubblicizzata, cioè non si sapeva esattamente che giorno sarebbe arrivato in quale posto, cioè mi sono dovuta fare code e code di, insomma, alle comunità autonome, farmi fare una lettera di presentazione, presentarmi, dire chi ero, qual era il mio progetto, quindi attraverso persone che conoscevano mi hanno dato l'indicazione di giornalisti della carovana dell'altra campagna, che mi hanno detto che Marcos, e anche lì sempre molto guardinghi, perché le prime informazioni erano molto vaghe, sì, dovrebbe essere più o meno in questa zona. Per cui insomma io spero, insomma, di tornare, di seguire gli eventi e comunque anche, insomma, di riuscire a intervistarlo, ecco. Però.